La buona notizia che posso individuare in questo periodo nella nostra società è che avendo la tecnologia invaso le nostre vite, le vite dei giovani e anche quelle dei bambini, alterando anche i rapporti addirittura tra genitori e figli, ed essendo la scienza ufficiale in una posizione in cui spesso ci ripete che siamo nati dal caso, che il nostro pianeta non ha un senso, ma una casualità. Quello che ho notato, che penso tutti possano notare, è che nessuno arriva ad accettare questa situazione con serenità, con gioia. Ci sono rapporti che si sfibrano, ci sono rapporti con la sessualità nei giovani che sono veramente impoveriti, rapporti tra genitori e figli che non funzionano più perché vediamo a partire da quando i piccoli sono nel passeggino, loro con l'iPad, i genitori col cellulare. Ecco, penso che la buona notizia sia che questo sistema non funziona, non rende felici, non ci porta a un'evoluzione. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non viene accettato. Noi abbiamo bisogno di trascendenza. Se non è religione, se non è spiritualità, deve essere cultura, arte, musica, deve essere amore, ma noi non possiamo vivere senza la trascendenza e questo mi pare un ottimo spunto per essere contenti della nostra umanità.